Siamo nel cuore dei Musei Vaticani. Intorno a me ci sono sculture, busti di imperatori, di generali, di dignitari. Ci sono statue di eroi dell'antichità, di divinità. E c'è anche una scultura che raffigura una famiglia. La famiglia che ha sempre avuto un primato di presenza, di rappresentazione nelle arti figurative, dai tempi più antichi fino alla modernità. Cominciamo allora da questo alto rilievo che sta alle mie spalle, che raffigura un uomo e una donna, un marito e sua moglie. Il rilievo è conosciuto nei manuali di storia dell'arte come la rappresentazione di Porzia e di Catone, Catone il censore, il famoso personaggio dell'antichità classica, e sua moglie che si chiamava Porzia. In realtà gli studi moderni hanno dimostrato che non di questo eroe dell'antichità classica si tratta, ma di un personaggio assai più modesto. L'uomo che qui vedete si chiamava Gratidius Libanus, sua moglie si chiamava Gratidia, marito e moglie. Guardateli, sono una coppia abbastanza disuguale come età. È una famiglia mononucleare, diremmo oggi. Lui è un uomo intorno ai 50 anni. Lei è molto più giovane, è una donna di forse 18, forse 20 anni. Quindi una coppia caratterizzata da una differenza considerevole di età. Una coppia che probabilmente non ha avuto figli, però sono legati dal reciproco affetto. Quando è stata scolpita questa scultura? Gli studiosi di archeologia romana la datano fra gli ultimi anni del primo secolo avanti Cristo e i primi del primo secolo dopo Cristo, praticamente negli anni in cui regnava su Roma l'imperatore Augusto e in un remoto angolo dell'impero in Palestina nasceva Gesù. In questi anni, questo ignoto scultore, che però è un grande artista perché è capace di una rappresentazione naturalistica di straordinaria efficacia, ha scolpito questo alto rilievo che racconta di una coppia, una donna e un uomo, che si sono voluti bene. Guardate con quanta tenerezza, quanta sensibilità lo scultore ha rappresentato questa giovane donna che con un gesto affettuoso e pudico allo stesso tempo mette la sua mano sulla spalla del marito. E guardate il volto di quest'uomo che sembra così consapevole, così orgoglioso dell'affetto della sua giovane moglie. La famiglia è la risorsa più importante delle nostre società. È la conclusione di una serie di inchieste promosse dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, inizialmente in Italia, Spagna, Messico e Polonia, presentate a Milano nella Giornata Mondiale delle Famiglie. Il secondo ciclo, presentato a Filadelfia, riguarda Cile, Argentina e Stati Uniti. La conclusione è molto semplice. La famiglia, intesa come padre, madre, figli e quindi nonni e nipoti, è ciò che incardina, direi, le nostre società. E risorsa vuol dire che i componenti di fatto risultano vivere più a lungo, i bambini crescono in maniera più armonica e senza grandi problemi psicologici,
si produce economicamente di più e inoltre si crea un tessuto di relazioni altrimenti impossibile. Ecco perché la famiglia intesa in questo modo è la risorsa delle nostre società ovunque nel mondo. Lo sappiamo già da tanti millenni e tuttavia oggi qualcuno la mette in dubbio. Questa famiglia spesso è dimenticata, sfruttata, poco aiutata. C'è bisogno di rimetterla al centro della politica, dell'economia, della cultura, della società e anche della Chiesa. Papa Francesco, assieme agli ultimi papi, ne dà un esempio. Al centro della Chiesa c'è oggi la famiglia come risorsa anche della Chiesa, oltre che della società. In Spain, 94% believe that the family is an element of stability. In the United States, the risk of running into financial distress is reduced for married couples by 50%. Quanto più una famiglia è stabile, basata sul matrimonio e con un certo numero di figli, tanto più è fonte di benessere per la società. Cioè a dire, la famiglia non è tanto un peso per la società quanto piuttosto una risorsa che fornisce delle cose essenziali che sono le virtù sociali, la responsabilità delle persone verso gli altri, la generosità, la disponibilità a cooperare, la fiducia nelle altre persone, tante virtù umane che provengono dalle relazioni familiari. Marriage is the context in which children are most likely to flourish, both psychologically, economically, and educationally. It's the context in which their security is assured, and parents, the love that they express in the union between man and woman is more apt to overflow when both mother and father are present and have signaled to each other the love that they have for both each other and for the child. Algo fundamental es la relación entendida como un compromiso de las personas completas unas con otras, del papá con la mamá. Eso da un horizonte de posibilidades en la vida práctica muy importante para los niños. Les da seguridad económica, les da seguridad en su modo de vida, pero sobre todo les da seguridad en el sentido de la vida, en los valores, darse el tiempo importante de su vida diaria, darse los recursos económicos que también tienen. Es algo que aprenden los hijos de los padres. Por eso es muy importante esa transmisión de los padres de la seguridad. Papá y mamá transmiten en la relación segura que tienen ellos, transmiten a los hijos esas expectativas de vida. Entonces, en general tenemos un cuadro delicado de mayor inestabilidad conyugal y de familias más pequeñas y por ende más frágiles, con menos consistencia y densidad en su vida interior. Son problemas comunes que no solo se enfrenta en nuestro país, sino también en otros. Pero en el caso nuestro son problemas más recientes, con los cuales no hemos lidiado antes y por ende son más difíciles de enfrentar hoy. In Argentina, 97% rely on the family in case of need. In the United States, 81% of children whose parents are unmarried will experience poverty during the course of their childhood.
quanto più ci si allontana dalla famiglia normo costituita, tanto più le famiglie si indeboliscono, creano dei problemi per la società perché hanno bisogno di assistenza, perché non riescono ad arrivare alla fine del mese con le risorse economiche, perché ci sono problemi da parte dei figli che non vanno bene a scuola, hanno dei comportamenti devianti. La famiglia crea benessere per le persone e per la società. La famiglia è un recurso per la società, è un bene per la società, perché per la famiglia contribuiamo alla continuità demografica della nostra società e, además, la famiglia è la che prepara i nostri figli nell'affetto, nella formazione di tutte le pautas necessarie per vivere adeguatamente in società. Le famiglie cumplen unas funzioni strategiche e sociali che sono molto importanti. Desde la transmisión de la vida, la educación de las nuevas generaciones, el diálogo intergeneracional, es decir, de comunicación entre las tres generaciones, abuelos, padres, nietos, la propia capacidad de mediar y atemperar los conflictos e incluso la dimensión económica. Por una parte encontramos que la disgregación del matrimonio, el vivir solo con la mamá única, que no vive con el papá, lo que hemos visto es que hay un crecimiento muy importante de problemas de desempeño de la escuela, problemas de violencia. Hay un crecimiento importante de la violencia juvenil cuando no viven con papá y mamá. Problemas, por lo tanto, también económicos. Los niños que viven en familias menos estables acumulan menos dinero, menos recursos como pareja, etc. Entonces, los problemas son enormes. Ed ecco alle mie spalle invece una famiglia felice. Il quadro che sta dietro di me è opera di Federico Barocci, un pittore italiano di fine Cinquecento. Pittore che qui rappresenta il riposo durante la fuga in Egitto. È un argomento molto trattato dai pittori antichi di tutte le epoche. Dopo la strage degli innocenti, la Sacra Famiglia lascia la Palestina e va verso l'Egitto. Questo raccontano i Vangeli. Ma lungo il viaggio c'è una sosta. E Federico Barocci racconta la sosta. La piccola famiglia si è fermata in una zona ombrosa, accanto a un ruscello di acqua fresca. San Giuseppe sta raccogliendo delle ciliegie da un albero che copre la piccola accolta familiare. E la Madonna sta facendo le coccole al suo bambino, che è visibilmente felice. Ci sono colori teneri, luminosi. È un momento di serenità e di pace. La natura sembra collaborare alla serenità di questa bella e giovane famiglia. C'è anche l'asino che ha portato la Madonna nel viaggio verso l'Egitto e anche lui sembra partecipare alla gioia della famiglia, anche lui orgoglioso di avere contribuito alla salvezza del piccolo bambino Gesù. Federico Barocci era un grande animalista, credeva nella fraternità che tutti ci unisce sotto il cielo, uomini e animali. E l'asino sembra consapevole di questo suo ruolo speciale. Questa è la famiglia felice di Federico Barocci che sta nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. Study cases in 13 countries have shown that in 84.9% of cases, the levels of well-being are higher when the parents are married and the children live with both together. In Mexico,
there has been a 50% increase in the number of dropouts among adolescents who live with only one parent. Unhappy children doubles in situations of post-divorce and blended families. Precisamente en el trato personal, en la relación, en el conjunto con los demás, se van aprendiendo la tolerancia, la paciencia, aquello que tiene que ver con la vida en relación. Pero sobre todo también porque cada uno en la familia aprende la identidad personal. You often see too that when children see that their parents are fully committed to each other, that's the context in which their children are most likely to feel secure spiritually, emotionally, and psychologically. Most important problem facing families in America is not their ability to form in the first place, but they forget the purpose of fashioning a family together. En cambio, los niños cuando no tienen esa seguridad construyen su vida de manera muy frágil. Esto es algo muy importante que se ha visto en la investigación. La solidez de la relación entre papá y mamá les da una solidaridad y una seguridad en sus horizontes de vida. Italy, 61% believe that in a couple relationship, it is important to be married. In Italy, 59.3% believe that family has a high public value. Molte persone dicono la famiglia non è più una risorsa, è più un peso, è più un problema per la gente. I matrimoni calano, la natalità cala, c'è una disaffezione alla famiglia. E noi abbiamo voluto vedere, in risposta a questa richiesta del Pontificio Consiglio, se questo sia vero o se piuttosto la famiglia non sia una risorsa della società. Los jóvenes tienen grandes valores en cuanto al reconocimiento de la propia vida familiar, tienen un poco de resistencia a formar la propia familia para toda la vida, como decimos siempre. Pero en realidad lo que queremos rescatar es que tienen en sí los elementos básicos de la vida familiar. El creer en el amor mutuo, el reconocer la transmisión de valores humanos y éticos y sobre todo la solidaridad. Bueno, nuestra investigación lo primero que ha señalado es que a pesar de los grandes cambios sociales que se han producido en España en las últimas décadas, lo más importante es que la familia sigue siendo la institución más valorada por la sociedad española. Y esto es un elemento importante que no se subraya suficientemente. Quizá el problema está en que esa misma sociedad, que ve que sus ciudadanos valoran muy positivamente la familia, no destina los recursos o las políticas de familia adecuadas para que cada familia pueda cumplir sus funciones. Ed ecco la famiglia, in un certo senso trasversale, la famiglia che attraversa il tempo e la storia, la famiglia che tiene insieme nel tempo le opere e i giorni degli uomini. E tutto questo è affidato alle donne. Ecco, questo bellissimo dipinto che sta alle mie spalle è opera di un pittore americano, Will Barnett, un pittore che è nato a Beverly, nel Massachusetts, nel 1911 ed è morto a New York nel 2012, alla venerabile età di 101 anni. È un pittore americano che ha attraversato il Novecento. È stato astrattista, si è fatto affascinare dalle sirene della modernità e poi, nella sua piena maturità, è tornato alla pura figurazione. È diventato un protagonista del cosiddetto naturalismo americano, alla Hopper, per intendersi. Che cosa rappresenta questo quadro? Rappresenta quattro donne.
divise da generazioni. Infatti il titolo è Four Generations, quattro generazioni. Sono quattro generazioni di donne, perché è la donna il cemento, la custode della famiglia. C'è la bambina piccolissima che avrà forse un anno o poco più, c'è la sua giovane mamma ventenne, c'è la nonna, c'è la bisnonna. Sono quattro generazioni. Il messaggio che il quadro ci consegna è molto chiaro. Sono le donne quelle che trasmettono la vita, sono le donne le custodi della famiglia attraverso le generazioni degli uomini. E lui lo racconta con l'obiettività americana, questo quadro che è intriso di assoluto naturalismo, no? Tutto sembra quasi una fotografia in un certo senso. Guardate come sono ben definite le fisionomie di queste quattro donne che occupano la scena e che attraversano tutte intere un secolo o poco meno. È uno dei dipinti, secondo me, più belli, più toccanti, che raccontano insieme la maternità e la famiglia. Appunto, la famiglia trasversale, quella che attraversa la storia e tiene insieme le opere e i giorni degli uomini.